Il nuovo capo della sezione operativa della DIA, MDO, ha presentato la relazione relativa ai risultati della DIA nel primo semestre del 2019. Quello che è il vostro compito, a mio avviso, è analizzare e leggere tutta la relazione semestrale che la DIA ha prodotto in questo semestre, proprio per vedere quali sono le ripercussioni che ha sull'intero territorio nazionale la pervasività di questa organizzazione criminale, che oramai è una holding a livello mondiale. Non è la mera elencazione di operazioni di polizia giudiziaria che sono state fatte nel corso del tempo da varie forze di polizia e dalle varie procure, ma è, secondo me, quello che è più importante, è vedere come la 'ndrangheta si è modificata nel tempo e quali sono le peculiarità che abbiamo riscontrato in quest'ultima relazione semestrale. Dobbiamo disabituarci a vedere una 'ndrangheta storica, arcaica, con i fili di affilazione che comunque ci sono stati documentati. Ma dobbiamo anche vedere una 'ndrangheta dinamica, attiva, imprenditoriale, che riesce a far soldi in tutti quei posti dove lo Stato non riesce a mettere un presidio, costruendo per esempio e costituendo società fittizie, le quali a loro volta sovraffatturano e producono fatture che consentono di reimmettere, quindi ripulire il denaro prodotto magari con il commercio di sostanze stupefacenti, che, come sapete tutti, è il core business originario e più redditizio dell''ndrangheta.